Domanda, vi ricordate nel video del Pop Keys che ho detto Logitech, stai guardando una chiamata? No, ce la facciamo? Ora posso dirlo ufficialmente che Logitech mi ha in qualche modo ascoltato e mi ha mandato queste nuove periferiche dedicate alla produttività. Forse alcuni di voi sapranno già dell'esistenza di queste periferiche che sono uscite all'inizio di quest'estate che è appena passato. Questa, ragazzi, non è altro che la MX Mechanical, una tastiera appunto meccanica dedicata alla produttività. E questa, sì, a primo acchito può sembrare una MX Master 3, perché effettivamente è una MX Master 3, ma una MX Master 3S. Andiamo in ordine. Partiamo dall'MX Mechanical, che in questo caso sfortunatamente non è la versione mini, perché sì, esiste anche la variante mini, bensì questa è la full size. Certo, potevo essere molto più specifico nella richiesta della tastiera, ma ahimè mi sono dimenticato che dovevo specificare proprio mini nella mail, ma va bene, va bene. Non so se lo sapete, ma se c'è una versione 60%, 65% o 68%, io tendo molto a prendere quelle versioni piuttosto che le versioni full size, ma in questo caso ce la facciamo andare bene lo stesso, perché comunque è da tanto tempo che non uso una versione full size di una tastiera. Sicuramente alcuni di voi preferiscono la versione full size alla 60, 65, o tutte le versioni ridotte del caso, proprio per il fatto che ci sono delle funzioni in più, ci sono dei tasti proprio dedicati a delle funzioni specifiche, e per non parlare del fatto che ci sono i numeri, cioè il tastino numerico. Questa qua, al contrario della tastiera MX Keys Mini che ho qua, che considero la tastiera più bella che Logitech abbia mai sfornato, onestamente, perché davvero, ragazzi, come cavolo fa a non piacervi questa tastiera? Cioè, avanti, su, via, dai. Al contrario della MX Keys Mini, questa è una vera e propria tastiera meccanica low profile, con appunto degli switch meccanici low profile. In realtà una tastiera simile a questa ce l'ho già, ovvero il Keychron K1, che ce l'ho inscatolato, non ve lo posso far vedere adesso se non in b-roll. La MX Mechanical presenta tre tipi di switch low profile: una lineare, ovvero quelli rossi, e quelli clicky, che sono quelli blu, e quelli tattili che ho qui, che sono quelli sostanzialmente marroni. Personalmente apprezzo di più gli switch marroni, perché sono un po' una via di mezzo, no, tra il clicky e il lineare. Io in tutte le tastiere meccaniche che ho sempre montato degli switch lineari, che possono essere quelli rossi di Gateron, che però mi sembrano un po' più morbidi, ecco. Però di recente ho cominciato ad usare gli switch black, che hanno una forza d'attuazione maggiore. Il design è caratteristico della linea dedicata alla produttività di Logitech. Presenta il solito colore grigio e grigio scuro, con il frame in alluminio anodizzato. Dal punto di vista dell'ergonomia non posso lamentarmi, perché presenta due piedini in basso per la regolazione dell'angolazione, appunto, però ha solo uno step che arriva fino a 8 gradi. Molto bene il fatto che sia retroilluminata, non aspettatevi l'illuminazione RGB tamarro solito che piace a noi gamers, no? Però l'illuminazione si può regolare a proprio piacimento in base alle situazioni, per non parlare del fatto che avete controllo totale sull'effettistica di retroilluminazione. E proprio come l'MX Keys Mini, ha una serie di sensori che non so esattamente dove sono posizionati, però sono in grado di far accendere la retroilluminazione ogni volta che ci avviciniamo appunto alla tastiera. Molto figo, chiaramente è una funzionalità che permette alla batteria di vivere più a lungo, ed è una funzionalità che dovrebbero avere tutte le tastiere del mondo, a parer mio. Tornando alla batteria, in teoria dovrebbe durare 15 giorni con una carica completa e la retroilluminazione attivata, e 10 mesi con una carica completa e la retroilluminazione disattivata. Ha l'ingresso USB di tipo C per la ricarica, e come ormai per tutte le tastiere della linea MX, questa Mechanical è in grado di connettersi a 3 dispositivi. Parlando di connessioni, la MX Mechanical è in grado di sfruttare 2 tipi di connessioni, ovvero il Bluetooth, quello normale, quello solito che usiamo tutti i giorni, e la connessione diretta appunto tramite il dongle proprietario di Logitech, chiamato appunto LogiBolt. È in grado anche di instaurare una connessione molto più rapida e veloce, con una latenza più bassa, fino a 4 millisecondi. Forse questa cosa sarà un peccato per chi ha dei vecchi dongle come quella Unifying, no, di Logitech. Ecco, quelli non potete più usarli. Sarà appunto necessario l'acquisto di un LogiBolt. Link in descrizione. E mi raccomando, ragazzi,
per tutti e tre i prodotti, sia il dongle che la tastiera che il mouse o tutti gli altri prodotti che citerò in questo video. Se li comprerete attraverso il link in descrizione aiuterete sia me che il canale, e il bello è che non vi costerà proprio nulla all'acquisto, quindi io ci darei un'occhiata se fossi in voi. Ma torniamo un attimo a parlare della tastiera. Nel periodo in cui l'ho utilizzato mi sono trovato molto molto bene, non ho assolutamente da lamentarmi, la tastiera sulla scrivania è bellissima, il typing è proprio quella di una tastiera meccanica ma ridotta appunto ai minimi termini. Ecco a voi un sound check. Una cosa ragazzi però è da specificare, ovvero quella che ho qua è un layout US International e purtroppo non ci sono ancora le varianti ISO, ITA, trovate tutto sul sito. Ora però ragazzi tocca a questo, che è in assoluto il miglior mouse del mondo a parer mio, poi anche altri lo pensano così, anche altri fan Logitech lo pensano così, anche altri utenti occasionali Logitech lo pensano così. Questo non è altro che l'MX Master 3 S, dove la S sta per speed, silent, non lo so, sono solamente supposizioni, secondo me ha a che fare con uno dei due. Se lo sapete mi raccomando giù nei commenti scrivete cosa vuol dire. Tra le novità che porta questo refresh del già esistente MX Master 3 c'è la silenziosità, infatti monta questi switch molto silenziosi che ammortizzano, che smorzano tutti i click, il che è bellissimo. Non è finita qui, porta una serie di migliorie anche per quanto riguarda il tracking, infatti monta un sensore da 8K contro il sensore precedente che aveva solamente 4000 dpi. E le novità non si fermano qua, infatti questo nuovo sensore ci permette di eseguire il tracking laddove normalmente non è possibile, quindi sul vetro, insomma su tutta quella serie di superfici in cui i mouse di solito non rispondono ai movimenti. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti è molto simile, anzi uguale all'MX Master 3. Anche qui come l'MX Master 3 è possibile collegarlo a tre dispositivi e switcharvi attraverso questo pulsante che trovate qua sotto. Una cosa che vi consiglio tantissimo è di scaricarvi l'applicazione Logi Options Plus. Questa app vi dà un sacco di possibilità di customizzazione tra tastiere, mouse, a seconda delle vostre preferenze, sia su Premiere che Resolve. Infatti avere l'accesso a tutte quelle funzioni che di solito richiedono una combo di tasti, con tutte queste funzioni accessibili solo con un tasto del mouse risparmio un sacco di tempo. Ebbene sì ragazzi, questa era la mia recensione sulla MX Mechanical e MX Master 3 S. Sono entrambi delle periferiche molto interessanti, soprattutto questo mouse che adoro, già adoravo alla follia questo Master 3. Col Master 3 S è tutta un'altra roba. Sapete cosa? Quasi quasi, per paura di non rovinarlo, continuo ad usare il Master 3 normale. Se vi è piaciuto il video ragazzi, un like è doveroso. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. E noi ci rivediamo alla prossima. Sto preparando un video molto interessante su questo, ok? Su cui molti mi scrivono tutte le volte su Instagram. Ma il video del Pixel 7 Pro quando esce? Esce. Ok? Esce.